Ancora a proposito di Beethoven e dell'importanza di capire cosa intendeva Beethoven su Allegretto, Allegro, Allegro vivace, presto, e vorrei riparlare di Charles Rosen che era molto attento a queste indicazioni e che su questo ha scritto anche diversi saggi. Io ricordo ad esempio che Rosen ci teneva a sottolineare come l'Allegretto, nella sonata di Beethoven, andasse suonato molto più lento di quello che poteva essere un Allegro o tanto più un presto. Eppure spesso succede il contrario. L'esempio più peculiare in questo senso è quello della sonata opera 54, del suo secondo e ultimo movimento, che è appunto Allegretto, ed è una scrittura molto chiara, cioè Allegretto dolce in due quarti, con quartine di semicrome che creano una interessante polifonia tra le due mani e con bellissimi effetti di risonanza. Se non che la maggior parte dei pianisti, anche nei dischi, anche in quelli, come dire, più blasonati, suonano questo brano come se fosse un brano virtuosistico, quasi un presto, con un bel détaché, quindi tutt'altro che dolce e legato, e in cui per la velocità eccessiva non si percepiscono le finezze di armonia, di polifonia e di articolazione che invece Beethoven scrive così meticolosamente in partitura, quindi suonano più o meno a questa velocità e quindi si perde un po' tutto. Ora, questo non è un brano che io ho in repertorio, però vi farò sentire più o meno quello che Rosen intendeva quando parlava di Allegretto e quando su Estana, ma lui stesso al tempo adeguato, quindi più lento, più quasi cantabile, questo secondo tempo della sonata opera 54, che era più o meno così. Quindi consentiva a questo tempo intanto di vivere anche la tensione intervallare, non soltanto considerare questa scrittura come accordi arpeggiati, come molti fanno, ma anche di vivere le distanze, appunto, gli intervalli che si creano di sesta, di settima all'interno di questa linea, come appunto degli intervalli da vivere, come se fossero appunto anche melodici. E viceversa, questa velocità consente anche di gestire meglio la dinamica, quindi con micro dinamiche in base alle armonie che si attraversano, e di evidenziare questi sforzati piano che avevano anche una interessante valenza sulle risonanze, perché lo sforzato è sulla nota lunga e quindi consente di apprezzare la coesistenza della nota che rimane, appunto, in questo caso il fa, e la seconda voce che entra, dolce, che crea quindi intervalli con il fa diversi di volta in volta, eccetera. E poi viceversa, invertendo le due mani, la stessa cosa ricapita. E insomma, il mio invito, ora forse ho esagerato nel rallentare questo allegretto, però certamente è più affascinante se lo suoniamo pensando al carattere di allegretto, che non è un carattere di virtuosismo, ma è un carattere appunto più lirico quasi che non virtuosistico, dove certamente la pulsazione è un po' più cadenzata, meno in avanti, può illuminare tanti angoli nascosti della polifonia e degli intervalli quindi che si vengono a creare. Quindi il vostro approccio sarebbe molto più, secondo me, centrato e anche, come dire, gratificante se con un tempo più lento abbiamo il tempo anche di appunto apprezzare le tante finezze disseminate in questa partitura. E questo discorso del valutare attentamente l'indicazione di tempo vale anche in altri movimenti. Un altro esempio abbastanza interessante di Allegretto è l'ultimo tempo della sonata opera 31 numero 2 di Beethoven, La Tempesta. Anche questo di solito suonato a velocità forsennate, roba del genere, e quindi diventa un presto quasi, e invece questo è Allegretto, è in tre ottavi, però comunque è da considerare comunque con un cadenzare ritmico che è più una sorta di ossessivo, dove viene valorizzata anche qui la presenza di una nota, quella della, cioè la seconda nota della
della sestina di semicromo della mano sinistra, che rimane appunto tenuta, e quindi che per essere, come dire, ascoltata anche qui nella risonanza che determina, richiede un minimo di tempo. Quindi anche questo io lo suonerei. Quindi il carattere diventa evidentemente diverso, certamente meno forsennato, però il senso di ossessione o di precarietà che può essere visto in questo movimento è comunque presente, anzi forse ne guadagna. Quindi il consiglio è: non accontentiamoci di suonare un brano come l'abbiamo sempre ascoltato, come ci hanno detto, come si usa fare, come lo fa il nostro pianista preferito nel suo disco, ma chiediamoci anche, partendo dal testo, cosa vorrà dire l'indicazione di tempo e come possiamo trovare un tempo che sia il più possibile giusto rispetto alle nostre intenzioni per mettere in risalto le cose belle che ci sono.